Ciao a tutti amici di Inside to Games, oggi siamo ritornati sul nostro bel Dragon Ball Fighters. Ho trovato un italiano, raga, con aumento di grado e adesso vediamo cosa sa fare perché ha 16 vittorie e non ho visto lì 16 vittorie, cioè 16 partite e 6 vittorie o 5 vittorie lì non ho visto bene. Ha skippato l'intro, ma va bene così. Intanto lì subito è partito con una bella onda d'aura. Anzi, una bella onda d'energia, raga, non so come chiamarla. Avete pazienza. Andiamo così, raga, ma se lui combatte in questa maniera, è vero che sto spammando sempre la stessa mossa, ma lui non è che si para tanto, mica. Cioè, non è che va così. E raga, io ne approfitto anche per dirvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e sia che siete iscritti già o che siete non iscritti, controllate e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, sia che siano di Dragon Ball FighterZ o altri video. E lasciate un bel like perché serve molto il vostro supporto, raggiungiamo i 150-170 like, come sempre più o meno, per un prossimo episodio o di Dragon Ball FighterZ o di un altro gioco. Andiamo così, tanto ci stiamo perdendo questo 3 grandissimo scambio qui con il teletrasporto. Vai così. Kamehameha ha preso proprio in faccia. E raga, Lord Bills è forte qua sopra. Andiamo così, intanto è non il cambio. E raga, vabbè dai, ci sta. Non l'ho fatto respirare con due personaggi che lui me ne butta fuori uno, nel senso non fa niente d'altro. Andiamo così con Vegeta o Vegeta, se proprio vogliamo dire la pronuncia esatta. A parte raga che io ci sto giocando proprio pochissimo, che ho dovuto cambiare anche profilo raga perché non mi fa l'accesso online con l'altro, si è buggato, quindi ho dovuto cambiare profilo per giocare sempre allo stesso gioco. Vabbè che tanto KO. Intanto io ho notato anche questo, che giocando purtroppo non gioco tantissimo, quindi giocando prendo le combo, cioè le provo lì per lì raga, in match in corso. Voglio anche ricordarvi che io registro in 1080p a 60 fps e non faccio tagli al gameplay. Lui vuole la rivincita e io gliel'ho data raga, e registro 60 fps, e non faccio tagli raga perché io registro il gioco in maniera genuina, nel senso che mi viene l'ispirazione come ora, accendo la play e dico boh, voglio registrare Dragon Ball e lo faccio, tolgo solo i caricamenti, nel senso faccio l'editing per i caricamenti, ma quello mi sembra normale. Se no per esempio altri giochi come Rainbow Six viene tipo un video di non so, mezz'oretta, 20 minuti, 15, 10 minuti, con tipo 6 minuti di caricamento, prendendo tutti i caricamenti che ci sono. No raga, ho sbagliato perché non mi è andata la camionetta a teletrasporto. E vi faccio anche raga un piccolo tutorial al volo, che quando vi capita qualcuno che spamma come faccio io con R2, voi subito dovete o pararvi o fare la spazzata, proprio per bloccare questa cosa di spam, lo spam sempre con R2. Andiamo così, vai. Oppure raga, se qualcuno vi spamma sempre R2, tipo come sto facendo ora, basta che vi parate e poi partite con la presa o con il contrattacco. Oppure fate la spazzata che l'ho gettato in aria e boh. Andiamo così, raga, letteralmente massacrato. E purtroppo mi è capitato questo, raga, come ho detto, io non è che sto lì a selezionare, a dire questo no, questo sì, metti, capita. E siamo qui ragazzi e ragazze con un altro sfidante, Juramen si chiama questo, sì, mi sembra di sì. Non ho visto le partite, le vittorie, ma poco importa perché tanto dobbiamo affrontarlo ugualmente. Andiamo subito così. E raga, questo è un altro che non ha capito che deve pararsi. Io poi a volte non è che non voglio cambiare personaggio, a volte come prima non mi entra il cambio personaggio. Ho sbagliato di nuovo? No, l'ho preso in pieno.
Però meglio fare la camionera da teletrasporto, che se non sbaglio è invece la mezzaluna in avanti con Goku, invece della mezzaluna in avanti di R2, tanto qua grande. Vedete raga come ho fatto io, basta che prendete il tempo giusto. E se non sbaglio la camionera da teletrasporto è la mezzaluna indietro con L2 o R2 sempre. Vai così. Preso in pieno, raga, se non sbaglio ha attivato il potere lì per rigenerare l'energia, scusate, gioco di parole tipo. Vai così, intanto raga, se sentite qualche rumore di sottofondo abbiate pazienza perché qua c'è un vento. Andiamo così, via, scontro epico, raga, Goku contro Vegeta o Vegeta, come volete voi. E raga, io poi ne approfitto anche adesso per dirvi, mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti se avete voglia ancora di vedere Dragon Ball Fighters, nel senso, se lo volete vedere ancora, mi raccomando, scrivetemi hashtag ancora Dragon Ball Fighters, oppure se volete vedere un walkthrough. Adesso ragazzi, dite la verità, perché ho aspettato tipo una mezz'oretta nella lobby perché non mi trovava nessuno, non ricordo se già ve l'ho detto, fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere anche un walkthrough su qualche gioco, magari solo storia, così facciamo la storia insieme, però raga me lo dovete dire voi. Vi aspetto, vediamo se vuole darmi vincita. Accettato raga, cioè vuole darmi vincita. Andiamo, ora è partito benissimo. Andiamo così, vai così, boom, 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 e vai così, vai giù, intanto raga non sta proprio respirando, cioè è vero che io sto spammando sempre la stessa mossa, però un po' di inventiva raga, cioè Dragon Ball Fighters è anche inventiva, nel senso dovete un po' inventarvi, non so, le combo, le kamehameha, queste cose qui, insomma. Andiamo, vai così che gli abbiamo buttato a terra anche Gohan Supremo e vabbè, ha attivato il potere lì, se no a quest'ora già era bello che è morto questo. Grande sto scontro, vai così, bravissimo, ora che si sta parando. Tanto questo è un altro piccolo tutorial, chi si para di continuo basta andare con R1 per prenderlo e vai così. Ed è a terra anche Gohan Supremo, Gohan adulto supremo, per meglio dire così. Andiamo subito, buttiamo subito terra Vegeta per prendere un altro avversario un po' più. Stavolta cerco proprio di trovare qualcuno più adeguato, raga. Spero che lo stesso vi stiano piacendo sti match. Vai, 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 vai. No, ne faccio un'altra. Vai così, raga, ma chi è che vi fa due kamehameha al volo? Cioè a mezz'aria. Vittoria, raga, anche se lui ha perso, ma gli ha dato 750 punti. Ed eccoci qua, un altro bel match, raga. E lui usa Gohan adulto supremo, Cell e Freezer. Noi abbiamo sempre lo stesso team, Goku, Vegeta e Lord Bills. Non skippare l'intro. Vabbè. Cioè, raga, ho tre di loro, tutti e tre skippano l'intro. È la cosa più bella del gioco a momenti. Vai così, e raga, questo è un altro che non ha capito perché deve pararsi. Attenzione. Raga, questo sa giocare, raga, questo sa giocare. Eh sì, guardate che combinazione, spazzata in giù, in su e poi mi riprende. Vai così, vai vai. Ho chiamato Vegeta come supporto e siamo usciti dall'angolino. Vai così, una kamehameha bella in faccia, vai così. Si è parato, vabbè, era prevedibile. Ma attenzione, ha fatto una specie di scudo con. Attenzione. Uno scudo con. Ah, lì lo potevo prendere. Cioè, raga, questa è la prima volta che diciamo due match fa, per dire così, che poi ne sono stati quattro tipo incontri, perché sono match e rivincita più match e rivincita. Quindi quattro incontri è la prima volta che perdo per primo il personaggio. Andiamo così. Raga, adesso è un po' complicato qua. Non vorrei, perché non so se riuscirò a fare. Vai così.
tanto solo con due, perché lui ha ancora Cell che lo sa muovere alla perfezione. Intanto prenditi sto Big Bang Attack. Mi sembra che sia questo il Big Bang Attack. Andiamo così, vai che ho pareggiato un po' i conti. E se proprio proprio adesso vedo se riesco a togliergli quanto più energia. No, raga, devo cambiarlo perché sennò qua davvero. Attenzione. Meno male che mi è entrato il cambio, raga. Raga, ma contro Lord Bills, perché guardate sta tattica. Lord Bills, in poche parole, vi attacca. Attenzione, raga. No, spettacolo. Spettacolo. Gli ho bucato l'onda lì che ha fatto la spazzata d'aura con la mia sfera. Lord Bills attacca frontalmente, ma poi c'ha quella mossa che striscia indietro e vi prende sul collo, che è davvero fastidiosa questa qui. Vai raga, dai. Raga, ma nonostante tutto, sono obiettivo che Lord Bills è un fenomeno, però io adesso aspetto, vedo un po' se vuole la rivincita o meno, aspetto un po'. E niente raga, è uscito da solo, cioè ha messo torno in sala d'attesa. E niente, per questo video è davvero tutto, io vi voglio ringraziare di cuore e vi voglio anche ricordare di nuovo, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e lasciate un bel like, raggiungiamo i 150 barra 170 like per un prossimo episodio. Ciao ciao da Inside2Games.